Bentrovati vi direttori del capoluogo alla nuovo appuntamento con Grand'Angolo, che è sempre la rubrica con la presunzione di parlare di politica, ma non solo. Oggi invece parliamo proprio di politica, politica pura, perché abbiamo qui un ospite, devo dire, di assoluto prestigio. Ve lo presentiamo subito: Edel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Benvenuto. Un caro saluto, grazie per l'invito. Grazie a lei di averlo accettato, perché insomma mi rendo conto che, specie in particolare in questo momento, cioè gli impegni sono tantissimi, e riuscire a ricavare uno spazio è sempre un gesto di cortesia che viene da noi molto apprezzato. Sigismondi, quindi abbiamo detto coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Oggi parliamo un po' di Fratelli d'Italia, parliamo un po' di centrodestra, e a lei chiedo innanzitutto lo stato di salute di Fratelli d'Italia. Credo che sia sotto gli occhi di tutti, però sotto gli occhi di tutti c'è anche, parliamo un po' del livello nazionale, c'è un qualche fermento, un qualche scricchiolio in questi ultimi tempi, insomma si è registrato, inutile negarcelo, no? Perché abbiamo Giorgia Meloni col vostro partito col vento in poppa, che cominciamo a mettere un po' di paletti nei confronti degli alleati, di alcuni alleati che lei considera un pochettino poco chiari. Che ci dice? No, innanzitutto che Fratelli d'Italia è un partito che sta crescendo nei sondaggi, ma che rimane sempre fortemente radicato con i piedi per terra, e quindi sappiamo che il consenso che gli italiani ci danno è sempre un invito a un grande senso di responsabilità. E quindi non ci montiamo la testa. È frutto anche di un lavoro che è stato fatto nel tempo, grazie innanzitutto al nostro leader Giorgia Meloni, che ha saputo ridare serietà alla politica, coerenza, abbandonando quella che è la politica facile, quelle degli slogan, e sposando invece una politica molto più forse difficile da far capire in tempi rapidi, ma è quella dei contenuti, delle proposte e dei progetti. E quindi ultimamente stiamo raccogliendo il lungo lavoro che abbiamo fatto negli anni. Infatti Fratelli d'Italia nasce nel dicembre del 2012, fino a qualche tempo fa eravamo a percentuali che si aggiravano insomma intorno al 5-6%, in Abruzzo abbiamo avuto sempre delle percentuali al di sopra della media, e grazie al lavoro del nostro presidente Giorgia Meloni, che sarà all'Aquila domani, giovedì 19, oltre al suo lavoro c'è anche il lavoro della classe dirigente che Fratelli d'Italia ha sempre avuto e coltivato sul territorio. Noi siamo un partito che vuole rimanere, lo dicevo all'inizio, a contatto con il territorio. Non vogliamo quei partiti che si allontanano dalla gente, e questa è un po' la forza di Fratelli d'Italia. Un partito che quindi crede nel territorio, crede nel contatto con la gente, e crede nel centrodestra, sfuggire. Mi perdoni, Sigismondi, perché il punto è chiaramente questo, è che è vero, voi grande coerenza, accettato, voluto, subito un ruolo di minoranza solitaria, no? Nel momento della formazione dell'ultimo governo, ma anche di alcuni altri precedenti, e che quindi marcate delle differenze importanti. Siccome qui stiamo parlando di stato di salute del centrodestra, abbiamo iniziato con questo, la domanda è la seguente, o più che la domanda è lo spunto per avere una risposta. È evidente che Fratelli d'Italia avrà sicuramente un grandissimo risultato, ma appunto sapete benissimo, per prima Giorgia Meloni, che probabilmente da soli, senza riuscire a trovare una quadra con quelli che sono gli alleati che in questo momento vi hanno un attimo abbandonato, no? a livello nazionale, intendo dire. Insomma, qualche problema c'è tra di voi, no? Lei come la vede? Beh, innanzitutto noi non siamo stati abbandonati da nessuno, nel senso che era per dire, ci tengo, perché
Qualche osservatore gioca nel dire che Fratelli d'Italia è una forza politica che può essere isolata. Noi non saremo mai isolati perché abbiamo con noi la maggioranza relativa degli italiani, quindi siamo in ottima compagnia. Noi vogliamo governare, non vogliamo fare opposizione. Nei giorni scorsi a Milano, nell'Assemblea programmatica nazionale che Giorgia Meloni ha voluto organizzare, abbiamo proprio proposto il programma di governo di Fratelli d'Italia, perché noi non vogliamo stare all'opposizione, noi abbiamo la presunzione di avere risposte concrete per i problemi dell'Italia, li vogliamo mettere a disposizione degli italiani, e lo vogliamo fare con il centrodestra. Noi siamo consapevoli che da soli non si può governare un paese, ci piacerebbe avere il 51% dei consensi, stiamo lavorando ci hanno puntato tanti per arrivarci, nessuno ci è mai riuscito, però siamo consapevoli, ovviamente battuta a parte, che comunque c'è bisogno di una grande alleanza, e noi lo vogliamo fare con gli alleati di sempre, con i quali governiamo in Abruzzo importanti comuni, a partire dalla città dell'Aquila. Ma posso citare l'Abruzzo? Ci arriviamo dopo, mi scusi. Sì, Gismondi, che comunque governiamo grandi regioni e che comunque con i quali abbiamo sempre fatto un percorso amministrativo. Noi rivendichiamo che questo percorso di governo è possibile farlo soltanto con forze politiche che sono a noi affini. Non è possibile stare per noi al governo con il Partito Democratico, non è possibile stare al governo con il Movimento 5 Stelle, perché insomma fare le maggioranze è semplice, governare è molto più complicato. Certo. Nel momento in cui c'è bisogno di dare delle risposte, ovviamente c'è bisogno di forze politiche che la pensano nello stesso modo, altrimenti ci sarà sempre un compromesso, spesso un compromesso al ribasso, che non dà soluzioni, ma che serve soltanto per mantenere in piedi un governo e quindi le poltrone legate a quel governo. Noi vogliamo tutt'altro, e quindi noi chiediamo, ovviamente, sapendo dove stiamo nel centro-destra, chiediamo e rivendichiamo anche alle altre forze politiche che compongono il centrodestra di fare chiarezza e farci capire se vogliono stare con noi o se vogliono stare altrove. E siamo arrivati al punto, alla notizia che costituisce il punto di caduta. L'altro ieri, adesso comincio a diventare un po' vecchio, a volte perdo un attimo il senso del tempo, come agli anziani accade. C'è stato questo blitz, questo vertice, no? Quasi fuori programma, cioè nel senso molto 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 spontaneo, tra i leader del centrodestra, e alla fine quello che la stampa nazionale ha riportato, perché noi non, purtroppo non ce l'avamo, è stato di un, cioè, tra un sì e un no, cioè all'ennesimo ni, cioè una situazione che rispetto alla ricomposizione c'è ancora qualche passo da fare, ma i temi su cui non ci si trova, al di là del dire certo vogliamo governare con forze coerenti e, come posso dire, simili a noi, insomma, che abbiano una visione del mondo, del governo simile a noi, ma oltre a quello non esiste altro? No, assolutamente, nel senso che il tema è proprio l'appartenenza al centrodestra. Un centrodestra che a livello nazionale ha mostrato tutti i propri limiti nelle elezioni del Presidente della Repubblica, certo. E da lì, insomma, che c'è stato, come dire, il raffreddamento dei rapporti. Nel momento in cui il centrodestra era dell'opinione comune di tutte le forze politiche di andare a identificare un successore di Mattarella, e poi invece sapete che con una serie di equilibrismi di palazzo, ovvero si è andata alla riconferma del presidente Mattarella. Ovviamente il centrodestra, che non ha voluto in qualche modo riuscire a raggiungere il risultato storico di eleggere un presidente della Repubblica di espressione, di indicazione del centrodestra.
E quindi ovviamente noi rivendichiamo chiarezza anche a livello nazionale. Diventa complicato spiegare come si fa a stare in un'alleanza di governo con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, e poi a livello locale invece stare all'opposizione o contrapposti a queste forze e queste forze politiche. E, quindi voglio dire, è una domanda che non dovete fare a Fratelli d'Italia, perché noi siamo sempre coerentemente, cerco di, lo voglio sottolineare perché questa è la nostra forza, noi non potremmo stare in altre... No, ma questo voi siete gli unici ad averlo ampiamente luoghi. Dimostrato, però mi deve consentire una domanda, non voglio metterla, no, in difficoltà, ma insomma non vorrei sembrare, è una provocazione anche per accendere un attimo, per... Ma le faccio un esempio. Domani mattina si forma un governo di centrodestra. La guerra tra Russia e Ucraina c'è, le scelte atlantiche, le posizioni atlantiche ci sono, e su quello che io dicevo, sì, è vero, il centrodestra è fatto di partiti che dovrebbero assomigliarsi, ma in questo momento esistono posizioni tipo Salvini. Faccio Salvini che ha assunto queste posizioni pacifiste, non mi pare che siano, non che la Meloni sia o voi siate dei guerrafondai, ma insomma ha capito il contesto dove io voglio arrivare. Se domani ci fosse un governo del genere, probabilmente qualche problema ci sarebbe. Era lì che dicevo come si va risolvendo questa questione. Se lei lo sa, attenzione, mi rendo conto che lei è sicuramente tra le 20 persone all'interno del partito più importanti del suo partito, essendo un segretario regionale, però alcuni meccanismi a volte sfuggono o arrivano dopo, no? Per gioco forza. Nel suo ragionamento manca un passaggio. E siamo qui per chiarirlo. Ed è questo. Ed è la formazione dei governi. I governi non nascono così in laboratorio mettendo insieme i parlamentari. Certo. I governi nascono dovrebbero nascere, giusto il suo appunto, da elezioni, ed è quello che noi chiediamo da tempo, perché non è possibile non avere ormai da anni un governo che non sia più espressione della volontà popolare, ed è questo un passaggio fondamentale, perché non serve semplicemente, come dire, a rafforzare i vari partiti, a contarsi, serve per presentarsi agli occhi dei cittadini con un programma di governo, ed è quello poi la stella polare che deve guidare le coalizioni e i governi, e noi chiediamo proprio questo. Quindi nel momento in cui c'è un programma elettorale sul quale chiedere la fiducia ed avere la fiducia dei cittadini, quello rappresenta il punto sul quale fare delle scelte. Bravo 7 più, nel senso che condivido pienamente questo suo passaggio, che sembra banale, cioè dovrebbe essere banale. Dovrebbe essere banale, semplice, ma purtroppo non lo è. E di fatto in questo paese non lo è più da tempo. Adesso abbandoniamo la guerra, la Russia, l'Ucraina. E torniamo però... Anzi, c'è qualcuno che vorrebbe posticipare anche le prossime elezioni. Sì, beh certo, aspettiamo. Un mio amico, le racconto un aneddoto velocissimo, un mio amico, un mio vecchio compagno di liceo da Milano mi ha mandato una foto nella quale c'era una conduttrice di radio che conduceva il telegiornale e diceva, praticamente diceva, adesso abbiamo rinviato, finiamo con la pandemia come serial, come telenovela, come cosa, e abbiamo cominciato con il Putin il terribile, arrivederci a settembre, a ottobre con la pandemia. Quindi se sono d'accordo, l'emergenza è diventata uno strumento secondo me veramente infernale, ma su questo poi ragioneremo in qualche altro momento, perché quando vuole. No, perché pur, ripeto, io sono abbastanza assolutamente fuori oggi dalla politica, non ho un'appartenenza specifica, e ho una provenienza molto diversa dalla sua, peraltro. Io vengo dal Partito Socialista, quindi puoi immaginare. Però su determinati punti vostri io devo dire convergo, su altri magari un po' meno, però su questo ci troviamo assolutamente in sintonia. Mi giungono notizie che comunque in tutta Italia c'è questo meccanismo della
irascibilità reciproca tra le varie forze del centrodestra, no? Si ripercuota anche a livello regionale, tant'è che insomma in Sicilia esiste ancora il problema del capire bene come andrà a finire. E però c'è una buona notizia per il centrodestra, che al di là dei fatti regionali, dove comunque esistono questioni magari un po' appese, non risolte o da capire bene, ma che io adesso vorrei bypassare per una questione anche di tempo, perché il tema che mi interessa veramente poi è quello che le sto per presentare. Arriva la buona notizia in cui che il centrodestra dell'Aquila sia uno dei pochi centrodestra in Italia a marciare unito e compatto. Questo ad alcuni sembra anche strano, perché devo dire che non era proprio cominciata così. Il governo Biondi non era cominciato, non aveva cominciato il suo percorso in maniera molto, molto, molto serena, e negli anni ci sono state anche diverse incomprensioni. Però la notizia oggi è questa. Secondo lei perché? Innanzitutto non è casuale. Non è casuale. Nel senso che un passaggio che stavo facendo prima è che spesso accade che a livello locale c'è un centrodestra invece che è abituato come luogo politico e di lavoro a stare insieme, e in Abruzzo sono diversi i comuni amministrati dal centrodestra, e la regione Abruzzo è amministrata dal centrodestra con tutte le forze insomma canoniche del centrodestra, quindi voglio dire non è una novità. All'Aquila inoltre c'è una classe dirigente che ha saputo mettersi a lavorare insieme 5 anni fa, ed è stato lì l'evento storico, perché il centrodestra non, da 15 anni non andava unito e non ritrovava una unità. La capacità del sindaco Biondi e anche la nuova generazione del centrodestra, mi riferisco ovviamente all'assessore Guido Liris, all'amico Deramo Imprudente, hanno saputo invece ricostruire questo luogo di lavoro e presentare un progetto credibile, concreto, che è quello di Pierluigi Biondi, che ci ha concesso, che ci ha permesso 5 anni fa di vincere le elezioni. Perché il centrodestra non deve essere soltanto unito. Quando mi si parla dell'unità, io dico sì, il centrodestra deve essere unito, ma deve essere credibile. E all'Aquila il centrodestra è unito ed è credibile, con delle persone che poi, voglio dire, sono riusciti anche, come dire, ad animare il governo regionale. Imprudente e Liris, che facevano parte dell'amministrazione Biondi, hanno poi fatto parte del governo Marsilio, con un sindaco, Pierluigi Biondi, che era una persona che aveva già precedentemente avuto un percorso, un'esperienza da sindaco, ed è la persona che ha avuto e che aveva le capacità per guidare l'Aquila. Oggi intorno a Pierluigi Biondi si è coagulata una coalizione più ampia di quella di 5 anni fa, perché i risultati veri, concreti, che Pierluigi è riuscito a portare sull'Aquila hanno fatto sì che molte realtà che la scorsa volta, come dire, stavano così sulla soglia della porta ad osservarci, hanno capito quello che è il valore di questa amministrazione comunale. Rimanendo in ambito comunale, di amministrative, volevo chiedere un suo parere riguardo a un contesto. Non abbiamo l'Aquila, abbiamo 4 candidati sindaco innanzitutto. Abbiamo 4 candidati sindaco. Il centro-sinistra, cioè il centro-destra, è andato proprio partito sparato, bello compatto, su Pierluigi Biondi. Il centro-sinistra ha vissuto una qualche, come devo dire, non so come dire, qualche momento di incertezza, che poi è sfociato nella doppia candidatura, no? Quella di Chicco Di Benedetto da una parte e di Stefania Pezzopane dall'altra. Quando si parla con il centro-sinistra ci viene risposto che questa doppia candidatura
non dico che sia stata una scelta strategica, ma sicuramente secondo loro gli farà molto 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 gioco, no? Nel frenare quella che sembra essere una marcia tra virgolette trionfale del sindaco Pierluigi Biondi. E qui entra la partita dell'ipotetico ballottaggio. Mi spiego. Con due forze, con due candidati sindaci credibili, no? Perché adesso al di là del poter condividere o meno le posizioni, ma io ho avuto modo più volte di ripetere che comunque andrà a finire all'Aquila, l'Aquila avrà un sindaco, tra virgolette, degno di questo nome, cioè sia come profilo, come spessore, come background, no? Perché se dico sia Stefania Pezzopane, sia Amerigo Di Benedetto e anche chiaramente il sindaco Biondi, eccolo là, non si può dire nulla. Abbiamo tre candidati sindaci di assoluta qualità, Sigismondi. Ma secondo lei, al ballottaggio, che cosa potrebbe succedere? Ma innanzitutto io se mi chiede quello che penso, rispondo che all'Aquila ci sono tutte le condizioni affinché Pierluigi Biondi vinca al primo turno. E quindi il ballottaggio lo vedo molto, molto remoto. Dopodiché a me non mi appassiona parlare degli avversari, soprattutto quando in una città come l'Aquila Pierluigi Biondi, amministrazione Biondi, Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra hanno la possibilità di raccontare una delle più belle e entusiasmanti pagine di politica amministrativa che si sia mai scritta all'Aquila, in Regione Abruzzo e a livello nazionale. Lo dico questo, lo sottolineo anche la valenza nazionale che ha avuto l'amministrazione Biondi per un aspetto, perché Biondi non è riuscito soltanto a rilanciare il comune dell'Aquila, ma Biondi è riuscito a far tornare punto di riferimento e modello amministrativo per altri comuni la città dell'Aquila. Oggi in Italia, e per chi gira l'Italia questo se ne accorge facilmente, si parla del modello L'Aquila, e questo è merito di Biondi ed è merito dell'amministrazione. Per quanto riguarda il centro-sinistra, io insomma la invito a una riflessione. Il centrosinistra e la politica spesso si esibisce in acrobazie quando deve cercare di giustificare l'ingiustificabile, ovvero la divisione. Ma c'è un dato concreto che sicuramente non sfugge ai cittadini e ai telespettatori. Nessuno dei due candidati principali del centrosinistra è stato riconosciuto leader dalla totalità della coalizione di centrosinistra. E se dei limiti su delle candidature sono state individuate da partiti, da movimenti che 5 anni fa evidentemente stavano insieme, come si può pensare che queste persone possano essere identificate leader di tutta la città? Evidentemente la debolezza di queste due candidature, la non convinzione a sostenere pienamente una delle due candidature, evidentemente dimostrano tutta la debolezza che è stata identificata prima dai partiti del centrosinistra e poi ovviamente verranno, come dire, certificate dal voto del 12 giugno. Quindi lei praticamente sta smentendo uno degli argomenti, dei tormentoni, no, di questa tornata elettorale, cioè che qualora Pierluigi Biondi non dovesse passare al primo turno, il secondo turno vedrebbe in gioco un'altra partita, rischi o cose di questo tipo. Lei mi sta dicendo che, e in parte condivido anch'io, che io vedo ciò che è stato certificato dalla presentazione, certo, delle liste. La candidata Pezzopane non è stata identificata come candidata unitaria, quindi come candidatura credibile da tutto il centro-sinistra, tant'è che parte del centro-sinistra appoggia Chicco Di Benedetto, così come il candidato Di Benedetto non è stato identificato come candidato
ideale di un'area di centrosinistra, tant'è che c'è un'altra parte di centrosinistra che appoggia la Pezzopane. Queste sono fratture insanabili e che dimostrano che comunque le due proposte presentate dal centrosinistra non sono proposte riconosciute dall'elettorato di centrosinistra e non possono essere, come dire, riconosciute da tutta la città come candidature credibili, ma sono loro che hanno certificato questo aspetto. Ed è questa la realtà dei fatti. C'è un centrosinistra che non è riuscito a trovare una identità comune. Quindi io sono straconvinto che l'ipotesi che loro vanno in qualche modo ipotizzando per cercare in qualche modo di spingere la narrazione del ballottaggio è un tentativo anche mal posto e mal riuscito di, come dire, far sperare di una ricomposizione. Ci sono delle divisioni che sono insanabili e come dire, verrà certificato il prossimo 12 giugno. Sigismondi, noi siamo arrivati in conclusione, alla conclusione. Io la ringrazio di nuovo per essere stato qui con noi. Ringrazio io. Chiedo scusa, mi auguro di averla presto, anche prima delle amministrative, vedremo un attimo come si comporrà la situazione e la saluto, la lascio alla sua campagna elettorale, intesa come Fratelli d'Italia. E niente, io saluto intanto tutti i nostri videolettori, mi scuso per questa tosse, approfitto ma non è nulla di grave. Approfitto io anch'io per salutarvi, per ringraziarvi non soltanto lo spazio che avete concesso a me e a Fratelli d'Italia, ma soprattutto per il lavoro che costantemente fate. Gli organi di informazione sono di fondamentale importanza. E hanno una vita molto dura, le aggiungo, caro Sigismondi, di cui la politica forse dovrebbe preoccuparsi un po' di più. Assolutamente, come anche la nostra insomma, vita non è assolutamente semplice. Ma insomma, ci tenevo a ringraziarvi per quello che fate. Grazie di nuovo e a presto, cari videolettori, Edel Sigismondi, Davide Filieri, al prossimo Grand'Angolo.